È un momento molto delicato, che è la fase 2, in cui i sindaci hanno chiesto e ottenuto dal Presidente del Consiglio di avere la centralità in questa fase, dopo aver consegnato al Governo una delega in bianco sui loro poteri di natura sanitaria. Il Presidente del Consiglio ci ha rassicurato nella videoconferenza che noi siamo nella piena legittimità di operare ordinanze che hanno a che fare con la regolamentazione dell'attività cittadina. Dov'è il punto? È per questo che ci vuole un chiarimento del Governo a questo punto, se no non ne usciamo, che se uno ogni cosa che fa dice che è un fatto sanitario, e allora è chiaro che i sindaci vengono completamente, implicitamente esautorati delle proprie funzioni. Però io ci tengo a dire una cosa che è molto importante, che qui non è una questione personale, guardate, perché noi abbiamo talmente tanto lavoro da fare, è semplicemente capire come vogliamo tutelare la salute, io parlo di napoletani, ma perché parlo di Nanza e Campana, con la ripresa delle attività sociali, economiche e lavorative. Mi spiego. Noi riteniamo che l'aspetto sanitario si tuteli meglio aprendo più luoghi, perché abbiamo avuto il conforto di medici, di virologi, e non restringendo. Se tu alle 22, per esempio, vieti alle persone di prendere una birra, tutte le persone entrano nel locale. Tutti i virologi e i medici ci stanno dicendo che il luogo più pericoloso per l'assembramento e per un'eventuale diffusione del contagio sono i luoghi chiusi. Siccome il Presidente della Regione ci ha comunicato ieri che ha impugnato al TAR la nostra ordinanza, guardate, a me, se dovesse essere, come dire, annullata l'ordinanza, mi dispiace molto, non per me, mi dispiace molto con questo atteggiamento di mettere a rischio la salute dei miei concittadini, e quindi ho il dovere di dirlo e l'ho rappresentato al Presidente del Consiglio, al Ministro Boccia, al Ministro dell'Interno, ma soprattutto questa colpevolizzazione nei confronti dei cittadini, dei giovani e dei commercianti e degli operatori economici, che non va per nulla bene, perché nell'ordinanza noi abbiamo chiesto l'apertura del Bosco di Capodimonte, e secondo voi in questi giorni perché si è aperto il Bosco di Capodimonte? Secondo voi perché domani apre la Floridiana? Vuole vedere che per caso non ci siamo incontrati in questi giorni, non la task force chiusa in qualche ufficio, ma il sindaco di Napoli? Allora decidiamo che cosa vogliamo fare. Se qualcuno pensa che il sindaco si debba essere ridotto a andare col battipanni a dividere le persone, a misurare i tavolini, e allora abbiamo già detto al Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio ci ha rassicurato ed è talmente consapevole della difficoltà del momento che interverranno ovviamente con delle norme, perché noi non ci possiamo permettere il caos. Cioè, il problema è che in mezzo c'è il cittadino, ci sono le forze di polizia, che se c'è un'ordinanza del sindaco e un'ordinanza della regione vanno in difficoltà. Quindi io chiaramente non voglio mettere in difficoltà nessuno, però io devo tutelare gli interessi dei miei concittadini. Perché qua forse a qualcuno che gioca e fa i capricci si dimentica che c'è un'epidemia sociale ed economica che già ha fatto a Napoli più vittime del coronavirus. Quindi io continuerò ad andare in quella direzione, ci saranno le decisioni che ci saranno, noi continueremo perché abbiamo il supporto di tutti i sindaci, del Presidente del Consiglio e del Governo. Quindi vedremo se ci troviamo di fronte a un capriccio, e se ci troviamo di fronte a un capriccio prima o poi i capricci finiscono. Su questo tema, in queste ore lei ha risentito Palazzo Chigi, ha risentito il Ministro Boccia, ma quando risalta? Guardi, io ho sentito più volte il Ministro dell'Interno, De Caro, il Presidente del Consiglio, per me vale l'incontro di giovedì. Guardate, quella è una videoconferenza, voi potreste anche acquisire, così vi rendete conto in che livello di passione, consapevolezza, responsabilità, competenza, senso delle istituzioni, amor di patria che hanno i sindaci. E il Presidente del Consiglio ci ha dato ragione su tutta la linea, compreso la centralità dei sindaci e il potere di ordinanza. Ovviamente il Presidente del Consiglio sa bene che in alcuni luoghi si ha la leale cooperazione istituzionale, in altri no. Vi voglio fare un esempio, perché voi siete giornalisti attenti. Siccome noi il potere di ordinanza, dopo l'incontro il giovedì, dove io ho illustrato al Presidente del Consiglio, e attenzione, ho illustrato precisamente quello che noi avremmo fatto, Presidente, ovviamente, Lanci, che ancora ieri De Caro, ma anche il Ministro dell'Interno, cioè ci hanno tutti quanto confermato la piena legittimità dell'operato e dell'ordinanza. Io sono un uomo corretto, mi sono presentato venerdì mattina in comitato con una proposta, cioè con una bozza, sapendo che c'era pure la regione, ho detto proviamo a trovare un'intesa, insomma non è che qua dobbiamo fare, noi diciamo, lui dice 22, noi diciamo 24, si poteva trovare le 20, cioè si lavorava come si fa tra persone, questo venerdì mattina. Come siamo arrivati là, Bonavitacolo ci ha detto guardi, noi adesso abbiamo fatto l'ordinanza. Nonostante questo io ho illustrato la mia posizione, Bonavitacolo addirittura ci ha dato ragione, perché ha detto noi faremo la clausola di salvaguardia, anzi apprezzo molto questa posizione del sindaco dell'apertura di più spazi, di più luoghi, così si va a decongestionare, quindi anche segnali di apprezzamento. Lui aveva quella preoccupazione sull'asporto, ho detto va bene, ma incontriamoci, lui ha detto facciamo le clausole di salvaguardia su richiesta del prefetto che ovviamente voleva fare la mediazione.
Quindi ho preparato l'ordinanza, l'ho fatta decorrenza 1 giugno e ho detto al prefetto disponibilità di incontrarci. Il prefetto poi sabato mattina ci ha convocato, noi siamo andati verso la prefettura, io e il mio capo di gabinetto, l'assessore Clemente, ci chiama la prefettura e dice no, la regione non si vuole sedere al tavolo. E allora vedete, è un problema che va risolto a livello nazionale. Noi andremo avanti perché guardi, la città di Napoli è una città che sta vivendo una fase molto difficile, in cui noi dobbiamo salvaguardare diritto alla salute con la ripresa delle attività sociali, il diritto al lavoro e il diritto all'economia. Ma soprattutto ci tengo a dire una cosa, per questo sono preoccupato, che sono finanche sconcertato che quei provvedimenti costruiti come provvedimenti a tutela della salute stanno mettendo a rischio. Allora io ho il dovere anche di segnalare questo, cioè sono preoccupato per la salute dei miei concittadini. Perché mentre da una parte non vengono fatti i tamponi a chi sta per venire da altre regioni, dall'altro questi provvedimenti stanno spingendo verso la concentrazione delle persone in alcuni orari e in alcuni luoghi. Se dovesse essere annullata per esempio l'ordinanza per intero, a differenza del prefetto che invece stamattina ci ha scritto una lettera dicendo cercate di trovare un punto d'intesa, una lettera garbata, quello che mi ha detto anche il ministro dell'interno ieri e noi abbiamo dato la nostra disponibilità, se viene annullata decade tutta quella parte in cui noi andiamo a chiedere di aprire i luoghi, cioè tutto lo sforzo che è stato fatto. E perché questo? Guardate, a me sul piano personale, beh, l'ordinanza me la mette in tasca, ma che ne sarà dei nostri concittadini, del diritto a riprendersi la nostra comunità? Ma poi è possibile che i sindaci non debbano decidere loro? Siccome il Presidente del Consiglio ci ha dato ragione, di fronte a chi sta abusando in maniera evidente di una posizione dominante, cioè in questo caso il Presidente della Regione Campania, è necessario che intervenga il governo, altrimenti si pone una questione costituzionale. Dovremmo dire che l'impegno del Presidente del Consiglio sono state parole, ma siccome non sono state parole, perché abbiamo tutto videoregistrato, io ho ragione di ritenere che da qui a qualche giorno ci sia un intervento chiarificatore, perché se no abbiamo fatto capire che viene meno la tenuta democratica. Io l'ho detto anche al prefetto, noi non siamo più in grado di garantire a questo punto la coesione sociale, il nostro ruolo, come dire, della garanzia della sicurezza in città, salta tutto, perché noi non siamo più in condizioni di fare questo ruolo tra amministratore di condominio e coloro che prendono ordini, tra l'altro su decisioni che appaiono anche contraddittorie, pericolose sul piano della salute, punitive nei confronti dei cittadini e dei commercianti. Io ho il dovere di difendere la mia città, non tanto il diritto che me lo vado a prendere comunque. Quindi io confido veramente in un'azione del Presidente del Consiglio. Sa, poi quando ti danno sempre ragione, siccome non penso il Presidente del Consiglio davanti a tutti i sindaci d'Italia dica avete ragione con videoregistrazione, tant'è che De Caro gli ha detto vai avanti, ho parlato con Boccia, mi ha detto di al sindaco di andare avanti, il Ministro dell'Interno mi dice hai completamente ragione, allora scusate, ditemi voi di che dobbiamo parlare. Poi noi siamo comunque disponibili, anche ritenendo di avere ragione su tutto, se il problema è gli orari. Ma per chi ha voluto questo conflitto? Bastava sedersi sabato mattina e si trovava un'intesa sugli orari. Ecco perché il tema è di tenuta democratica. Perché noi questa... Sta dicendo che hanno forzato la mano con quella non venire al tavolo... No, e non c'è voglia di cooperare. Quindi voglio che sia un po' chiara l'idea tra chi fa degli sforzi, anche su posizioni molto differenti, anche su atteggiamenti prevaricatori, a cercare sempre il dialogo. E che c'è chi vuole evidentemente lo scontro. Ma qua chi vuole lo scontro su questo si farà molto male. Si farà molto male, perché quando cerchi lo scontro sulla tenuta democratica, sulla coesione, questo paese senza sindaci non va da nessuna parte, si ferma domani mattina. E io basta che alzo una telefonata, la città si ferma. Allora se questa è l'idea, se qualcuno vuole che noi non teniamo più in piedi le città, basta che ce lo fa capire. Io fino a giovedì ero preoccupato, adesso io devo confidare nel Presidente del Consiglio. Sta a lui rapidamente rimettere a posto la democrazia, se non la rimette a posto sarà il caos istituzionale e sociale molto molto pericoloso per le nostre comunità. E i sindaci sono uniti, infatti anche De Caro gli ha detto vai avanti, anche qualora ti dovessero ritirare il prefetto, il presidente del TAR, qualsiasi cosa, noi andremo avanti, perché la Costituzione viene prima dell'abuso di posizioni dominanti. No, ma lo Stato preparano gli orari, ma io penso gli orari regionali, penso, perché siccome allora, questa è una mia, io mi metto nei panni del prefetto, ma mi metto nei panni anche avendo fatto, come dire, il magistrato, le forze di polizia, la polizia municipale, non ci possono stare orari differenti. Siccome lui vende ogni posizione come una natura sanitaria, io sono il primo a ritenere che è chiaro che prevale da quel punto di vista quella là. E mi dispiace per i cittadini, mi dispiace per i giovani che vengono colpevolizzati, mi dispiace per gli operatori economici, mi dispiace proprio, cioè non è un tema mio personale. Io ho cercato di fare in tutti i modi, ma sono sicuro che questa partita la vinceremo, perché il capriccio è come l'asporto.
vi ricordate, quel capriccio, stiamo in mano al capriccio, però c'è anche una responsabilità adesso del governo di definirla questa cosa, perché non può lasciare al conflitto tra presidenti di regione e sindaci, perché comunque in forme diverse accade anche in altre parti d'Italia. Ecco perché i sindaci sono molto uniti. Allora, nella fase 1, io vorrei essere chiaro anche su questo, nella fase 1 i sindaci, con un grande senso di responsabilità, hanno preso le loro prerogative, perché noi siamo per legge i responsabili della salute nelle nostre comunità e quindi possiamo emettere ordinanze con poteri addirittura assoluti che non abbiamo in altre materie. Sapevamo che se ogni sindaco si svegliava la mattina e piava una decisione, in un momento di emergenza, pensate che senso di responsabilità, abbiamo consegnato una delega in bianco. Finita la fase 1, non è che le ordinanze non le possiamo più fare, non possiamo fare quelle sanitarie, ma decidere quando deve aprire o non aprire un mercato o piuttosto un parco, questa non l'abbiamo mai persa questa prerogativa. Però abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio, siccome stanno un po' esagerando nei piani alti delle regioni, rimetti al centro il ruolo dei sindaci, anche perché senza i sindaci già ci hai lasciato senza soldi. Ci dai solo responsabilità e non abbiamo più nemmeno potere, il paese crolla. Abbiamo fatto l'esempio al Presidente del Consiglio, se non ci stai a ascoltare, noi ci mettiamo d'accordo un giorno all'imbrunire, spegniamo l'illuminazione pubblica delle nostre città, dal satellite si vedrà un paese buio, perché noi già siamo senza risorse economiche. Il Presidente del Consiglio a verbale ha detto, sarete, come dire, esauditi su tutti i punti, dalle risorse economiche alla centralità. Poi io gli ho fatto l'esempio dell'ordinanza, ho detto, Presidente, ma allora devo aspettare che voi intervenite? Ha detto, no, ma tu l'ordinanza la potete fare tranquillamente. Poi certo l'ideale sarebbe che tu ti trovi di fronte all'intesa, nel momento in cui non c'è l'intesa, perciò a questo punto dobbiamo ritornare ai poteri in cui viene chiarito con precisione, perché altrimenti... Sì. Ma non per me, ma se no noi... Ma se no io vado dal prefetto, gli do la fascia tricolore, metto la fascia napoletana, che dubbio c'è? E no, che senso ha di fare il sindaco? Io lo dico proprio sinceramente. Ma subito, ho detto anche a te. Crea anche ulteriore disagio e senso di smarrimento nei cittadini. Certo. Certo, però non dipende da noi, è molto triste ma non dipende da noi, salvo che non vogliamo ritenere che il ruolo dei sindaci viene annullato, se ne accorgeranno, però il paese più che triste diventerà drammatico, io parlo di ore e di giorni, che la situazione precipiterà. Sta parlando di una crisi economica? No, precipiterà, perché i sindaci a questo punto noi ci toglieremo da mezzo. Cioè teniamo l'avvertenza sociale sotto il palazzo, prego, andate da un'altra parte, noi non esistiamo più. Cioè è un tema, ma il Presidente lo sa, quindi io sono molto tranquillo, guardi, io ho la coscienza a posto, non è una battaglia giuridica. Sa quante ordinanze avremmo potuto impugnare della Regione che erano illegittime e venivo sollecitato da esponenti di governo anche a impugnarle perché erano illegittime? Ma non, ecco, proprio perché condivido quello che dice lei, ma le sembra il momento di mettersi a fare la guerra di ordinare le guerre giudiziarie, però c'è pure un momento in cui i sindaci devono riacquistare le loro prerogative, e se no senza soldi, senza poteri, e che facciamo? Siamo col cerino in mano a fare gli esecutori testamentari di una morte annunciata? Ce lo siamo ripreso, spiace che si debba passare attraverso dei conflitti, questo sarà un conflitto. Beh, sa, quando esponenti di governo mi dicono che subiscono pressioni molto forti da alcuni presidenti di regione, in particolare De Luca, che vorrebbe andare a votare subito, allora De Luca ci dovrebbe spiegare come mai noi non possiamo uscire la sera e andare a mangiare al ristorante e poi però possiamo fare la campagna elettorale. Ma cioè, ma di che parliamo? Allora, un po' di serietà. Io avete visto, il primo passo l'ho fatto, sono andato a dialogare, oggi è partita pure una bella lettera garbata al presidente su alcune tematiche molto delicate, però... Insomma, ripristiniamo un attimo la democrazia e la serietà. Se qualcuno pensa di fare la campagna elettorale scolpevolizzando i napoletani, mortificando i cittadini e i giovani, usando quelle espressioni che più volte ha usato, mettendo in difficoltà gli operatori economici e sociali, io non glielo consentirò e avremo il sostegno di tutto l'ANCI e da come sento a parole, alcune anche videoregistrate, quindi non sono nemmeno parole, mi sembra che il governo dia... formale e sostanziale sostegno, no, a De Magistris, ai sindaci, a Sala, a Nardella, a De Magistris, a Orlando, a tutti, a De Caro e a tutti gli altri sindaci che erano presenti, Cagliari, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Napoli, Bari, Roma, Firenze, Bologna, Venezia, Milano, Torino e Genova. La pazienza è finita, ma per i nostri concittadini, quindi speriamo che arrivano notizie migliori, altrimenti noi comunque andremo avanti per la nostra strada. I cittadini come devono comportarsi? I titolari dei barretti dicono a che ora possiamo... Lo sto dicendo, se non esce saranno gli orari della regione. Saranno gli orari delle regioni. Nel frattempo si comportano... Penso di sì, ma penso che lo dirà così il prefetto, non è che si può stare, non è che in mezzo ci può stare il cittadino.
Purtroppo è così, per il capriccio di una persona pagheranno le conseguenze i cittadini, gli operatori economici, gli operatori commerciali. Poi ce li troveremo sotto San Giacomo perché non riescono ad aprire, altri si fanno la campagna elettorale. Però adesso vengono fuori anche le cose sanitarie e quindi cominceremo a parlare anche di quello, mi auguro.